Approfitto sempre di Luca perché ho capito che di parte tecnica ne sa molto più di me. Magari. Lui, seguendo i video, ha fatto tutta una serie di lavorazioni in centrale termica sua, che poi ti chiedo se mi giri le foto, le pubblichiamo insieme. E lui ha deciso di installare una delle top come caldaie a biomassa della Okofen. E allora approfitto di te, Luca, se ce la spieghi. Una delle regole di Biomassa Evolution è la neutralità. Per cui in questi video della fiera Progetto Fuoco di Verona 2022 non aspettarti dei giudizi rispetto ad una caldaia rispetto ad un'altra, ma tanta neutralità. Spero che le caratteristiche che vedrai in questi video possano in qualche maniera aiutarti a fare la tua scelta migliore per la tua casa. Detto questo, andiamo! Questa qui è una delle macchine compatte di Okofen, e quello che ha di bello è tutta la parte della gestione elettronica, a parte la questione della gestione della cenere, che in realtà tu devi andare a dare un'occhiata alla macchina forse una volta all'anno, perché in realtà dall'app ti segnala quanta cenere hai nel cassetto della cenere, non devi assolutamente pulirla, non c'è nulla da fare perché è il suo compattatore, ma non è necessario controllarlo, perché dall'app ha un sistema che lei ti dice quanta cenere nel cassetto, quindi quando è arrivata quella quantità di cenere ogni circa 4 tonnellate di pellet, 6 kg di cenere ogni 4 tonnellate di pellet in questa qui tradizionale, bravo, quindi in realtà è come avere, non so, il metano o la pompa di calore, in realtà ti diverti con la tua app a regolare, gestire, controllare, vedere, ma in sala termica, in garage, dopo che Ugo è andato via, non devi entrare più. Non devi entrare più. E poi loro in realtà sono leader, sono quelli che hanno inventato il pellet come combustibile, quindi fanno solo questo, quindi c'è poco da dire. Sono stati i primi a fare la macchina a condensazione, gli unici a fare la macchina con il motore Stirling che genera anche energia elettrica, i primi a fare la nuova tecnologia, la Zero Flame, che Michael ti spiegherà che lavora con ossidazione della fiamma e quindi ha delle emissioni CO2 che non sono misurabili con gli strumenti. Ah, solo quindi una cosa, tu prendi soldi da Okofen? No, da te, da me l'hai promessi tu. Mi l'avevi promesso. Perché tu, da come parla, sembra un venditore Okofen, in realtà è un gran appassionato, oltre che sono un appassionato, uno che ci mette le mani. Quindi non esatto, sì. Si riesce ad aprire un attimo per vedere magari una camera di combustione. Eccola qua. Allora. Pulita, perfetta. Questa qui è la camera di combustione. In realtà all'interno ha il compattatore della cenere e ha lo scuotimento standard dei turbolatori, come anche altre macchine hanno, praticamente per la pulizia. Questo qui è il cassetto della cenere. Questa è la capacità. È praticamente è piccolo, ma perché non hai poco si riempie dopo circa 4 tonnellate di pellet. E questi sono a pieno carico, mi pare, intorno ai 6 kg di pelle. Sì, sì. Quindi il rapporto praticamente è quello. La cosa bella è che in realtà non c'è da fare nulla, neanche di venirlo ad aprire, controllare, sporcarsi le mani, perché l'app ti segnala la quantità di pellet che hai nel serbatoio e la quantità di cenere che hai in quel momento. Quindi ti dice hai 1,3 kg di cenere, sai che devi arrivare a 6 e quindi dopo 4-5 mesi ti devi preoccupare di andare a vedere se è cambiato qualcosa, ma se no te lo notifica. E poi lei gestisce tutto, quindi gestisce fino a 6 circuiti di riscaldamento interni, l'impianto solare, in realtà è tutto collegato su questa macchina. Con un'unica app si gestisce tutto. Gestisci tutto e controlli tutto. E controlli tutto. Scarico fumo da quanto? Da 110, 120? Questo è 130 e puoi 130. Metterlo laterale o posteriore. Ah, okay. Quindi la macchina come la vedi la puoi mettere in un angolo del muro e non c'è da intervenire in nessuno dei lati della macchina se non nella parte frontale e la parte laterale. Quindi un ipotetico centro assistenza lavora. Questo è l'unico frontale. Pannello che viene tolto. E poi tu che ami l'aspiratore dei fumi esterno. Sì. Loro non lo hanno esterno, però in realtà si solleva questo pannello qui che è semplicemente ad incastro e accedi direttamente all'aspiratore. Ah, quindi pratico, quindi, semplice. Esatto, assolutamente pratico. E poi tutti gli organi meccanici sono da questo lato qui, quindi non c'è niente. Vedo che c'è il caricatore. Quello lì è un puffer. Oh no, un puffer. Ah, ok.
Questo qui è un buffer che è tutto ha i precablaggi su tutta la macchina, e quindi in realtà tu l'elettronica della macchina, se, collegando un solo spinotto, gestisce due gruppi miscelati, l'acqua calda sanitaria, gestisce tutto direttamente la macchina. Mentre l'ingresso per il pellet. Questa è l'aspirazione del pellet, il gruppo di sicurezza, questa è la pompa di carico dell'accumulo che va lì dentro. Questo poi si possono montare due resistenze elettriche, perché la Hogofen parla con gli inverter Fronius. Okay. Quindi in realtà, se tu hai un impianto fotovoltaico e hai una sovrapproduzione di energia elettrica, lei che parla con l'inverter Fronius accende le resistenze elettriche e quindi succhia tutta la corrente che staresti fornendo, producendo in più, e gestisce anche le resistenze elettriche. Mamma mia, tanta roba, ragazzi. E praticamente c'è tutto. Luca, grazie. Grazie a voi. Buon lavoro e grazie. Quando a voi dicevo che lui è molto più tecnico di me, hai capito perché.